Buongiorno. Ok. Non ho visto il feedback della barra dell'audio, per un attimo ho detto, va, esploso tutto, non mi si sente. Buongiorno a tutti. Perdonate il ritardo, ma purtroppo ho letteralmente a un certo punto avviato il gioco, o meglio, ho cercato di avviare il gioco, ma Space Hulk Defwing ha bellamente deciso di dirmi: no, i dati del gioco sono corrotti. Che cazzo! E niente, quindi ho dovuto letteralmente reinstallare al volo il gioco. Quindi, che partenza da campioni, quindi. Però, sì, almeno adesso pare funzionare. Pare funzionare. Allora, io vi anticipo, iniziamo questa serie anticipando questa cosa per tutti, per chi lo sa e chi non lo sa, e questo gioco io l'ho solo provato. L'ho solo provato un po' di tempo fa, già un po' di mesi fa, penso proprio a inizio anno, e buongiorno, buongiorno, buongiorno Marco, buongiorno Crow. E l'ho solo provato, ho completato la prima missione. Adesso sono passati davvero tanti mesi, quindi io mi ricordo davvero poco di quello che ho giocato, di quella prima missione. E comunque per il resto io sono all'oscuro pressoché di tutto, perché mi avevano giusto parlato di qualche dettaglio, ma per il resto proprio zero. E tra l'altro praticamente quasi tutti questi dettagli ormai non me li ricordo nemmeno più, quindi anche perché ho cercato volontariamente di non memorizzarli troppo, proprio perché almeno poi avrei avuto un'esperienza un po' più all'oscuro quando appunto sarei arrivato a giocare questo gioco. Quindi, controller alla mano, vediamo un po' che cosa può avere da offrirci questo gioco? Premi qualsiasi, ma sarà in italiano, almeno a livello testuale? Nuova campagna. Ah, sono di un livello 1. Nick Astropat livello 1. C'è un livello per l'account. Non so niente, raga, perché veramente io ho giocato proprio la prima missione, proprio per dire: nuova campagna, prima missione, pam, andiamo subito, non guardo nient'altro. Quindi non so in realtà nulla di sto gioco. Allora, opzioni. Andiamo nelle opzioni. Ma vabbè, manda il controller, credo che poi un dannatissimo tutorial, credo me lo facesse all'inizio. Audio. No, audio credo vada. Non dovremmo andarlo a toccare, ma neanche il video. C'è qualcosa. Slow Moduling Dialogues, perché? Perché mi serve avere il rallentatore durante i dialoghi? A parte che io credo che ogni tanto parlino, quindi cioè, quante volte succede questa cosa? Vabbè, photo mode. Vabbè, no, non credo ci serva. Display weapon actual. Ah, ok, sì. NPC Terminator. Ah, mantengono il corrente ordine a dopo l'azione. Oh sì. Head bobbing, mazzo flash intensity. Sì. La lingua quindi non c'è. Siamo in inglese. Va bene. Non c'è problema. Beh, ci stacchiamo un po' dai tempi di Inquisitor Martyr. Vabbè, lì c'è un italiano di un certo tipo. Ma c'era l'italiano. Qua no, mi pare. Non so se su PC ci sia, perché a volte c'è questo cambiamento tra PC e console. Però vabbè. Niente. Giochiamo i Customize. Vabbè, Customize non credo ci sia bisogno. Ah, c'è anche un multiplayer. Va bene. Vabbè, io faccio una nuova campagna. Tutorial credo che comunque me lo faccia fare, mentre man mano mi insegni durante la prima missione, spero. Non so quanto faremo quest'oggi perché appunto iniziamo un po' più tardi, magari non so la prima missione, non mi ricordo assolutamente quanto duri, ma vediamo, normale, giochiamo normale, no? E no.
Allora, nuova campagna. Sei sicuro di voler stare. Sì, guarda, non. Sì. Vediamo. Ah, sto entrando. A capitolo 1, sto entrando in una Power XL. Ah, c'è la dimensione di questa nave. Buono sapersi. Alzo un po' il volume comunque, perché. Ma questa è più una cosa mia, cioè io per sentire. Almeno mi pare molto fedele al BG. E Marco, tu giustamente, sì, i problemi sono altri. Vediamo, vediamo. Voglio capire appunto questo. Perché so che pare bello da vedere, ma poi è bello da giocare. Sia dal, cioè, bello da giocare, che intendo gameplay, narrativa. Poi, raga, narrativa io non è che chiedo chissà che, chiedo veramente una storia un minimo sensata, nel senso. Non che non ho grandi pretese dai videogiochi di Warhammer, di Warhammer. Però, quando sti caricamenti, Dio santo? Manco Inquisitor Martyr era così lungo. Tipo la ripetitività dei quadri. Non lo so. Vedremo anche quello, credo. Guarda, mi hai incuriosito quando me ne hai parlato, Marco, in passato. E ho guardato qualche trailer, qualche filmato che comunque mi mostrasse come è fatto. E vabbè, pareva carino da quel che ho visto. E poi magari vedrò, cercherò magari un giorno di giocarlo. Non credo si senta il ritorno della TV, cioè del monitor, quindi andiamo. This is Grand Master Belial, addressing all warriors of the First Company. Forged from countless ships in the seething forces of warp space, a space hulk has been deposited here by the uncaring tides of the Immaterium. I have dubbed this drifting lair of abominations Olethros. A hive swarm of tyrannids already besets the system. So while the honored warriors of the Deathwing embark upon the purging of this space hulk, our brothers shall assist the Astra Militarum and Imperial Navy in destroying this tendril of the Great Devourer. Command of the assault belongs to an epistolary of the Librarian, a deadly battle psyker of the chapter. Leading a specially assembled squad, the Librarian will investigate abnormal augur returns and psychic emanations from within the space hulk. Va bene, beh, è abbastanza classico, questo me lo mi pare di ricordare, qualcosa del genere. A threat far more deadly than gene hungry tyrants. A scream and a dark promise. A ship in the shadow, a Ah. relic from our secret past. Beh, ci sono i I feel tiranni, the di tremors Mace, c'è in my qualcosa del loro gut as I passato. see a cataclysm Una as reliquia yet del loro unseen. passato. The Umbra Mortalis Roba descends upon us. dell'eresia. The shadow of Caduti. death. Brothers, the first scans of the space hulk have revealed a Dark Angel ship that dates back to the Age of Heresy. It is located in the heart of the Space Olethros space hulk. Alcolicos. Va bene. This ship from our ancestors seems to be protected by a mysterious energy field. Non può, non Teleportation possono to the ship is teletrasportarsi. currently impossible. Cioè, The only potrebbe. way to reach it is through the main mass of the space hulk. Reaching this ship is your primary concern. Trust your battle brothers to deal with the rest of the Olethros. Brothers, retribution is at hand. It is our strength. We are the sons of Caliban. Ah, con torpedo, Let infatti. fury guide your weapons. Let vengeance Torpedo. be your song. We are the angels of death, and our Quanto enemies shall incazzato per fall. 5 Terminator che vanno in un relitto. Cioè, quanta furia. Belial. Poi Belial. Io ho sempre letto Belial. Ho sempre sentito Belial. Vabbè. Magari mi sbaglio. Comunque
abbassato un po' il volume, tra l'altro, del monitor, perché ho visto la barra del microfono che saliva quando parlava, quindi ho abbassato un pochettino perché c'era un po' di ritorno. Ah, Power Carrier XL Class. Ah, vabbè, solo la dimensione della nave, ok. Brother Librarian, the initial boarding strike is proceeding, but we have lost contact with Squad Gideon. Ok. Your sensorium should receive Gideon's beacon Abbordaggio signal, iniziale. but it Ok, will be weak. colpo l'abbordaggio You iniziale. need Sta Squad Gideon procedendo. to secure the Abbiamo breaching purtroppo zone. perso i contatti con la squadra Locate them as Gideon. quickly as Ah, possible. Gideon, ok. When you are successful, Usiamo anche un proceed po' to secure the landing i area nomi to establish the famosi. full bridgehead. Praise the Lion. Il tuo sensorium però dovrebbe ricevere effettivamente il segnale di Gideon, anche se sarà debole. Dobbiamo trovarlo, presumo. Abbiamo bisogno della squadra Gideon per mettere al sicuro la zona di non mi viene ovviamente la parola perché io mi rincoglionisco quando serve e devo sapere una parola. Di penetrazione, così. Comunque devono mettere al sicuro una zona. Localizzalo appena possibile. Bene. Quando ovviamente avrete successo in questa operazione, dovrete mettere al sicuro la zona d'atterraggio e stabilire una testa di ponte. Evviva il leone! Bene, bene, bene. Il tutorial l'hai saltato. Se vuoi provare i comandi, fallo pure qua. Va bene. Non c'è problema, noi proviamo. Allora, menu, deploy, e menu. No, no, madonna mia. No, non voglio tornare al mio menu. Andiamo. Ah, ok. Minchia, le texture caricate subito, eh. Ah no, sono fatti così quei tecnopreti? Belli! Minchia. Ok, Requiem Tempesta Mark II, cos'ha di più bello esattamente? Ah, ma allora, diminuisce un po' la precisione, ma aumenta il ratio. Ah, fa anche un po' meno danni. Vabbè, noi partiamo con quello base, poi vediamo. Conferma, c'è qualcos'altro che io devo. Cos'è questa roba? No, mi piace la spada, tra l'altro. Ah, io posso scegliere di essere altro? Ah no, sono io. Però gli altri immagino di poter cambiare qualcosina. Ma non lo so, io abbiamo solo loro. Ma sai, ma dai, mettiamoti. Ah, però se no, non hai il Narteccium, altrimenti. Aiaiaia, no, se non hai il Narteccium, allora no. Allora no, aspetterò magari di avere altra gente qua in questa squadra. E non so come sia bene bene il gameplay, però improvvisamente non avere una cura. Non mi pare proprio la cosa più auspicabile. E con questa spada che sembra dannatamente piatta, non ave sembra non abbia spessore, andiamo. Puoi cambiare l'arma dei tuoi compagni, ma sono solo. Ah, ok, va bene. E va bene. Start seeking for Gideon's squad. We're sending Gideon's beacon channel to you. Swift vengeance. Va bene, vendetta rapida. Vendetta aveva. Non finivo nella vodka. Spariamo, spariamo. Allora, ho triangolo. Oh, questo qua. Bella bestia, madò. Questo? Ah, un'onda d'urto, però si ricarica dopo un po'. Il fulmine invece? Ah, ok, anche quello 2 punti di fulmino. Ok.
Lo Psygate, questo me lo ricordo. Lo Psygate è tipo per tornare, tipo andare un attimo alla base, praticamente, mi pare. R2 per sparare, immagino. Oh sì, proprio classico classico. Quadrato per sarà per ricaricare. Vabbè, fin qua siamo nella base degli sparatutto proprio. Ah no, L2 non è per mirare. Cosa usi per mirare? L2 per assestare la gente. Ma così però tipo è più attacchi. Se faccio così, paro. Se lo tengo premuto mi sto parando. Però se lo lascio, pa! Attacco pesante, incazzatissimo. Ok. Va bene. Ah, lì vedo degli ordini. Ah, cos'è? Tipo. Aspetta, 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 fammi vedere. Tipo se io faccio. Ah! Con la freccia in su. Ah, qui cordless interface. Ah, posso difendere. Difendere, seguimi. Muoviti là. Muoviti là. Oppure. Ah, in base a cosa mi serve, posso tipo dirgli curami. Ok. Dai, ci siamo, ci siamo. Seguitemi. Andiamo di là. Ma io non lo so, ma qua ci sarà da. Io non so quanto sia da esplorare sto posto. Che bella. Ho messo tutto un bello di merda. Io non so quanto sia da esplorare questo posto, perché non so quanta esplorazione possa esserci di questa camera iniziale. Riesco a salire? Sì, posso. Poi io faccio un giretto iniziale, cioè. Io, vabbè, ho detto, magari facciamo solo la prima missione, però. Io esplorerei, cioè io non voglio capirlo sto gioco, quindi. Madonna, ma si muove di lato? Mio Dio. È qua? Si apre. Come faccio? No? Locking system. Ah, ok, posso. Fa culo. Però ho preso un trofeo. Ah, forse perché avevo hackerato qualche porta nella prima missione che avevo fatto tempo fa, e quindi adesso è bloccata. E vabbè, mai. Stacce. Vabbè. Anche lì io non so, ci sarà backtracking, cioè tipo a un certo punto tornerò qua e potrò sbloccarlo. Io veramente non so come. E qui? 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 Niente. Ci speravo, ho visto la lucina. Che spavento mi ha fatto sto servoteschio. Prendi pure tutto il tempo per esplorare la nave, ci sono dettagli ovunque. Ok. No, ma anche per dettagli, per carità, però era per capire se poi effettivamente a livello di gameplay, cioè, poi, ha senso esplorare più del semplice, appunto, voglio guardarmi in giro. Poi, tra l'altro, c'è un'altra porta. Ah, bloccare vere porte a certe porte è importante per gestire i generator. Ah, come, effettivamente, come aggiunge Crow, come nel gioco di Space Hulk, sì, questo è vero. Bordelli. Allora, forse adesso posso alzare un pochettino di più. Posso permettermi di farlo. Al massimo, se si crea ancora un po' di ritorno. No, non credo. Beh, poi ditemi. Se si crea un po' di ritorno, me lo dite. No. Spero di no. E questa? Ah, sono io. Ah, ma perché sono io a sbloccarla? Io come faccio a. Ma allora sono cretino. Perché io ho premuto X per. Cioè, io pensavo di starla hackerando per vedete, poterla aprire. Lui c'era già aperta. E allora fanculo, io vado. Voglio andare di là. Io
Io lo so che la squadra Gideon è... Boh, là, qua, ok. Lo so, ma squadra Gideon... io devo trovare le reliquie del passato. Non le trovo io se non esploro. Quindi io esploro. Io lo so che rispetto a tanta altra gente farò durare questo gioco più di quanto debba durare. Farò più live di quanto sia consono, però io voglio esplorare bene. Ma quindi a questo punto posso... No, non posso. A quanto pare non posso. Sono stronzo, l'ho bloccata una volta per tutte. E vabbè. Quindi puoi anche rischiare a buttare giù una bomba. Sperimentando, raga. We are not alone. Vabbè, effettivamente vedo. Cosa? Sono i blip quelli. Succede niente. Posso? Non mi guardate male. Ah, bella gente qua, Sì. Qua c'è qualcosa? Io posso interagire? Fatemi ricaricare. Io posso interagire con queste cose o sto facendo totalmente roba? Vabbè, io piuttosto vado verso l'obiettivo, però passo di qua. Passo largo. Ma qui vedo, ok, architettura più gotica gotica. Interessante. Non so se rispetto ad altri giochi io ho tipo modo di vedere se ci sono degli interagibili lì nella mappa o devo effettivamente vederli io in prima persona. Oh. Stanzone con una grande campana. Interessante. Interessante. Beh, per ora carina come ambientazione, nel senso... Warhammer sa di Warhammer, indubbiamente. Anche questo sa di... Porca puttana! Ma quanto? Spaventato a morte, ragazzi. Ma come... Ah, sbirulinano. Termine tecnico, sbirulinano. Se li ragdollano, io dico sbirulinare. La cadenza del passo del Terminator è quasi ipnotico. Beh, giustamente. Ah, no, ci sono stronzi. Però stanno là. Tanto erano cultisti quelli. Ok, questi me li. Ah, sì, qualcosa di questo me lo ricordavo. Vero che ci sono i cultisti in sto gioco. Non ci sono solo i generatori. Ah, ok, qua, da qua arrivo. Posso guardare. Sento robe, sento rumori. È qui? No. Sono pezzi di merda. Qua niente, mille schermi, uno che sia interagibile, no, eh. Ah, beh, la situazione non è delle migliori. My press in power lets me see the prediction of the future. Va bene. A vedere una previsione del futuro. Buon per te. Bom, già finito. Ok. E qui?
aspettate, c'è una... Ah no, c'è un bestiario, no, ok. Se io faccio... Ah no, no, stavo per premere il tab, ma mi avrebbe aperto questo side game. No, non c'è una mappa, quindi, ma una mappa generale. No, vabbè, ma qua poi mi sembra. Vabbè, per ora andiamo un po' verso più, più verso l'obiettivo, perché altrimenti diventa veramente... Esploriamo probabilmente tipo tutto il livello e poi tutta la mappa e qui non facciamo niente. Tanto sono curioso, cioè sti blip succedono, cioè tipo quei nemici erano lì perché dovevano essere del livello o vengono, o il gioco li gestisce che potrebbero essere generati casualmente, come fosse appunto il blip di Space Hulk. Pian piano capiremo, giustamente, credo, no? C'è aperto? È aperto. È aperto. Va bene, i miei amici invece sanno aprire. Cos'è io? Vabbè, ma non fanno niente. Una mira infattibile. E gli NPC sparano da dove diavolo vogliono. E io, per avere una mira minimamente decente, vedere dove miro, devo andare vicinissimo. Ma munizioni? Ah no, sono infinite, ok, ok. Il massimo è infinito. Vabbè, noi andiamo un po' di più verso l'obiettivo. Lì c'è gente. Ah, ma l'ho visto passare. O sbaglio? Visto, pezzo di merda. Va bene, e noi andiamo verso. A me piacciono questi momenti in cui il gioco si blocca, bello. Il giro lungo comunque lo facciamo. Io controllo tutto sperando che poi qualcosa sia interagibile. Vabbè. Ma è non più adesso. Ah no, laggiù, laggiù. Va bene. Buono sapersi. Cos'è quella roba là? Qua? Cose? Curiosità. Questo mi è piaciuto. Due cazzate che volevo provare. Se sparo gli schermi si rompono. Se sparo gli servoteschi si rompono. Così, cazzatina che voglio sapere. Va bene, procediamo allora. Qua mi pare di capire che bene o male di interazione non ne abbiamo. Quindi noi andiamo. Piano piano. Guarda, posso dire che finora vi abbiamo sparato, quindi non è che lo sappiamo, abbiamo sparato già un po' di roba, mi pare.
lì c'era un'entra rientranza, ma sono... era chiusa, vero? Ah no, era aperta. Però giustamente ci posso fare niente. Neanche qua immagino, no? Ok, come non detto. Cos'è sta roba gialla? Boh, vabbè. Qualcosa che magari prima o poi scoprirò. Va bene. Andiamo avanti. Posso correre? Ah, è vero, posso correre. Ah, però giustamente spreco la stamina. Interagire con questo? Voglio spararti, però volevo capire. Ah, posso targettare? Ah, devo premere. No, madonna mia, devo premere F3 per mirare. Madonna. Quanto? Ma quindi lo... Forse perché magari quando ho provato il gioco l'ho già trovata. Vabbè, spero di non perdermi qualcosa. Vabbè. Non so quanto sia utile, serva o cosa, o se sia magari... un oggetto, magari effettivamente non c'è un'interazione, penso io. Un attimo, sto guardando. No, niente, non guardo. 24, anche siamo vicini. Salve, salve, mi sparo ai piedi, mi seguo le gambe, guarda un po'. Già in HD, siete. Oh, questa direi che si rompe. E ci devo fare il giro. Oppero. Uno con un trombone che segue i Terminator mentre camminano, vero, vero. Fortunately my fears were well founded. May their shades fight on for a while. An apothecary team is going to retrieve their progenoid lands. Sì, sì, l'ipotecario prenderà le ghiandole per cenobiti, giusto, giusto. I have an anomalous signal return. Verify it first. Ah, un segnale anomalo. E da dove? Da là. Ok, c'è un coso, check. Noi andiamo a checkare. Ah, è quello quindi. Ok, sono io che ero andato avanti. Servoteschi, io lo so che mi spaventeranno a morte ogni volta che li vedrò. Come lo pick? Ah, con la X, ok. Ah, le reliquie del passato. Reliquie degli angeli oscuri da un... Ah, ok, dal tempo della grande crociata. Sono... Quindi ci state praticamente già dicendo che questo posto è risalente alla grande crociata. Cioè che c'è gente... Sì, che c'è gente... C'è gente che almeno ha cose della Grande Crociata. Di sicuro questo marino. Il sensorium è showing multiple returns in your area. Stay vigilant. Sì, lo vedo anch'io. E
Però vedo dei segnali. Ah, ma perché forse mi fa vedere tipo che si muovono nelle pareti. Però non sono spawnati ancora in mappa. Va bene. Dicevo, questo marine sicuro non è della. Non è risalente alla Grande Crociata, perché è già il bianco osso della morte. Però aveva uno scettro. Evidentemente il suo bibliotecario è morto, si è portato comunque dietro lo scettro. Però comunque credo che non siano solo reliquie del passato che in mano a gente, credo che siano anche effettivamente reliquie in mano a gente che effettivamente risale al passato tanto quanto le cose che hanno addosso, magari. Ma io dove sono un cretino? Stavo andando da tutt'altra parte. Corriamo un po', almeno risparmiamo tempo. Tanto io credo, ok, si ricarica anche neanche troppo lentamente. Ok. Poi voglio vedere tipo il heal, se va, tipo heal, va cariche. Terribilitudini, stiamo avendo. Activate the defense grid at any cost. Our foes approach quickly. We must reactivate local defensive systems to secure the bridgehead. Dobbiamo riattivare i sistemi di difesa. Io Barakiel lo conosco solo come un meme. Perché io so solo che su internet Barakiel è costante. So che c'è il meme del Or I'm fallen. I need healing. Cioè so che Barakiel a quanto pare è questo personaggio tipo sempre a terra. Lo so. Sì, devo un po' prenderci la mano con una rotazione di spara, picchia, poteri. We are receiving strange signal echoes. Immaginavo Be Belial, perché stiamo continuando a ricevere segnali strani da un po'. Sa, curiamo un po'. Un pochettino. Ci mettono un pochettino a morire. Ok, ce l'ha abbastanza agitato sto potere. Quello è per me da capire un po'. Rebooting radar. Qua a fianco. Spuntano dalle fottute pareti. Abbastanza. Abbastanza, ok. Spuntano un po' dalle fottute pareti, va bene. Buono sapersi. Ce l'abbiamo dietro? Ah, ma vedo che ci sono comunque già tipo le varianti.
tipo con le cisti. Là c'è un altro segnale. Dove? Ti ho visto. Ci ha messo un po' a rendersi conto di essere morto. Non è vero, non ci stanno un overwhelming us, ma niente. Cioè, letteralmente sono in un corridoio dritto che vanno dritto e li spariamo dritto. Ah, ecco cos'era, esplodono. Sì. Va bene. Sì, è come parare a sparare a pesci in un barile, effettivamente. Sono proprio dritti. Vanno dritto. Poi, oh, per carità, ma è bellissimo. Questa potremmo chiuderla. Ma chiuderla vuol dire proprio chiuderla, chiuderla. Ma signor, oddio, ma mi stanno ammazzando il picciariello. Aspetta un attimo, aspetta un attimo. Operation finished. Mi puoi curare il... Non voglio capire quante fuse ho. Semplicemente dopo un po' si ricarica. Ho un braccio giallo. Mi hanno picchiato un po'. Sono lento effettivamente, magari. Non so, magari il gioco in realtà prevede che mi muovo il culo, però. Ok, non mi sto sentendo troppo bene. Ok, direi che non abbiamo più grandi dubbi sul fatto che questa sia bene o male una nave del meccanico. Prima potevo magari pensare che semplicemente ci fossero dei tecnopreti, però no, effettivamente direi che è una nave del meccanico questo, ok. Vengeance God. Aia. Va bene, andiamo. Ok, mi cura così. Io però veramente voglio capire, vorrei capire ogni quanto. Ah, 6? Vedo quel 6. Quindi ce le ho contate.
non ne posso avere più, allora mi devo un po' muovere. Anche perché, cioè... ok. Una effettivamente la userei per curare. Certo che Nartecium, lui si chiama Nahum. Attivo i generatori. E attiviamo... un attimo, Dio mio... Uno che si sentiva coraggioso, evidentemente. E attiviamo i generatori. Bello lui. The activation of the generators has woken a dormant gene stealer swarm. Guarda. It is time to establish the bridgehead to allow the main force to breach. Go to your assigned battle zone with your command squad. Io non vorrei rovinarti un po' le idee, però ti giuro che l'alveare Roshanti di Generator era già abbastanza sveglio. Ti assicuro che a me sembra abbastanza sveglio. Cercando di capire l'equilibrio dei colpi, di quanti ne servono per uccidere, quanto spara a caso. Sia poco amico, perché io magari sto sparando i miei in realtà. Corriamo, corriamo. Quindi se noi facciamo stare qua potresti dietreggiare. Grazie. Non stai molto bene però, eh. Non ho ricaricato il tuo saggio. E non fa ma se dopo che è esploso, dopo è solo decorazione, non fai niente mai. Vengeance! Tu mi hai detto contro chi? Beh, effettivamente sono navi imperiali, hanno ammazzato navi imperiali, hanno ammazzato gente imperiale. Vendetta. Va bene. Proviamo ancora un pochettino. Meno. Ci sveltiamo un po'. C'è gente là.
caricare o... Curati amico mio, perché abbiamo bisogno, eh? Vedete però anche l'altro potere, non lo sto usando, non va bene. Devo prenderci la mano. Grazie. Che si blocchi tutto all'improvviso non è che mi piace molto, perché sai, vorrei non dover rifare tutto perché il gioco crash. Un profeta della Bibbia, Nahum, vuol dire che conforta ed è un dottore qua. Ah, ok, boh, ritiro tutto. Ritiro tutto, ha il suo senso allora. Mi sembrava quasi una totale mancanza di... Va via, avete abbreviato un artefice. Va bene, dai, ci sta. Io qua così in discesa, proprio no. Boh, a questo punto, diamine, corriamo là. Vengeance! Let us all in public. Glory to the Emperor! Glory to the Lion! We are the angels of death! Non di capire dove siano le torrette, ma... Slay without mercy! Ah, ok. Emperor in place. Operation finish. Sono una figura. Da dove? Ah, si sta arrivando. Ah, vedi, fanculo che era lì. No. Ah, sono quasi a metà, ok. Abbiamo zero cure però, eh. Appare secondo me comune in Bulgaria e in Russia. Ora aspetto lo spismani Abakuk. Passato la metà. L'ho preso un eco paracchino questa sera, non l'ho preso un eco abbastanza, guarda. Devo intuire che fosse ben arrivo. Thank you.
Spara kill, spara di completamente avanti. Ok, ci abbiamo fatto, madonna mia, ho fatto una cosa. Fuori dietro, va bene, è lunghissima. Penso che la risposta sia sì. Bridgehead secure. Autosave. This is only the start. Commence the hunt for the fallen. Ah, for the fallen, ok. Ci saranno caduti. Obiettivo completato. Missione, ok. Reliquie trovate. Ah, ok, quindi ce ne sarebbero state altre 4. Ok. Va bene, vabbè, qui non è che puntiamo a trovare tutto, sti cazzi alla fine, cioè. Troviamo quel che troviamo e va bene così. Ah, bibliotecario, abbiamo appena ricevuto il nuovo equipaggiamento per la tua prossima missione. È disponibile sul ponte insieme al tuo equipaggiamento corrente. Nuovo equipaggiamento, cannone d'assalto. Io? Lo uso io? Skill point. Oh, cosa ci dà? Ah, ok, tipo... bene. Psychic, devozione. Sì, non è necessario ai fini della missione trovare le reliquie. Cioè, è bellino, per carità, però non è essenziale, non puntiamo a quello. E... a comando? Ma io da dove parto esattamente? Da sinistra, in presumo. Questo è... posso usare il cannone plasma? Ah, ok, puoi usare il cannone plasma. Oppure... resiste. Ma io punterei un po' sul vivere, perché non so, qua abbiamo visto che comunque ste orde infinite di mazzate ce ne ficcano, quindi io farei una roba del genere. Non avrei mai abbastanza punti per completare tutti i rami. Ah, ok, vabbè, vediamo comunque. Qua tipo ad esempio cosa arriveremmo? Mighty Powers, Break His Enemies. Minchia, delle descrizioni proprio... mazza! Raga, bestia! Con la forza è potente, esplodi le cose, fa male! Vai, quando dicevi i Pokémon, tipo terremoto! Fa cose, fa danni, ne fa tanti! Questo invece è ok, appunto. Ma è roba tipo per la cura, immagino che arriverà qui, no? Enemy Psychers, quindi sappiamo già che ci sono gli Psychers. Grazie per gli spoiler, già skill point. Devotion. Control of Machines. Non c'è una cosa... ah,
Squadmates, melee weapons. Over in tactics. Ah, ok, comunque anche questo ci dovrebbe dare, tipo ad esempio, più durability. Mentre le cure, no, niente. Non c'è... non c'è nulla che ci metta più cure in questo... in questo gioco. Ok, va bene, fanculo proprio. Ok, e allora io punterei sicuramente su quel cannone plasma, perché il cannone plasma mi piacerebbe poi provarlo. Questo invece è un inferno, un inferno. Guarda, io punterei su prima sul cannone plasma, che mi pare interessante. We located the ancient Dark Angel ship in the heart of the Space Hulk. After finding out that Squad Gideon had been slain, we fought a horde of Xenos as we conducted investigatory missions to uncover this enigmatic vessel from our dark and distant past. The Deathwing moved to secure entry into the old ship, while we overcame the energy and psychic defenses created by the gene stealers. Sì, che poi adesso io non so se avviare già la prossima missione, perché purtroppo the bridgehead had been established and progress to our objectives continued. Io salverei e the Emperor's Blade. Salverei e poi al massimo prossima settimana continuiamo. Perché così mancherebbero pochi minuti e non credo duri 10 minuti la missione. Anzi, mi deluderebbe un po' se durasse solo 10 minuti. E quindi l'ho localizzato la nave degli angeli oscuri nel cuore dello Space Hulk. Va bene. Ammetto che sembrava tutto fuorché una nave dei Dark Angels. A me sembrava tutta una nave del meccanico, ma va bene. Però finalmente l'hanno localizzata, quindi... ah no, ok, stanno entrando nella Cadia's End, quindi quella prima, ok, l'hanno localizzata, ci stanno andando, però non eravamo già lì, non mi pare. Era palesemente una nave del meccanico quella. Questa invece è una nave, ah, quindi le mappe saranno diverse navi, immagino. Dopo aver trovato, appunto, vabbè, ci sto facendo riassuntino. Dopo aver trovato la squadra Gideon morta, ho trovato un'orda di Xeno, abbiamo condotto delle missioni investigative. Vabbè, il riassuntino della missione, però... Vabbè, fa un recap. Vabbè, lo faceva anche Inquisitor Martyr, d'altronde. Quindi... la battaglia era terribile, va bene. Però, ok, non... rispetto magari a Inquisitor Martyr, che poi comunque ti fa un po' di introspezione su cosa vuole fare il personaggio, qua... siamo la lama dell'imperatore. La parte migliore del gioco è cercare di capire la storia delle navi. Oh. Ma io posso... aspettate un attimo. No, io devo startarla. Devo startarla. Però poi... startarla poi. Devo avviarla. Usiamo l'italiano. Devo avviarla. Però... poi posso andarmene. Vabbè, vediamo l'inizio. We have encountered gene stealer hybrids armed with ranged weaponry. Sì, ibridi con le armi, counterattacks against the perimeter, threatening the integrity of the landing zone on the Elephants. Looking at our scan data, the Tech Marines have advised that the hybrids may be able to sever the ship where our squads are currently located, to propel it into the gravity well of the nearby planet. To prevent this, we must disable the propulsion system in this sector. If the enemy succeeds, we will be forced to withdraw and return in another costly breaching assault. Precious time and lives will be wasted. Vabbè, in ogni caso, comunque, purtroppo questi ibridi potrebbero spararci via la nave, staccarla e farla andare verso il pianeta vicino. Non sappiamo, tra l'altro, che pianeta vicino è, cioè proprio un totale ignoto. Comunque, per evitarlo dobbiamo... disattivare i sistemi di propulsione in questo settore. Ok. Io stavo muovendo comunque. Ah, ok, infatti. Pa-pa-pa-pa. Va bene. E quindi allora io dove parto? Ah, parto qui.
Quindi poi posso vedere dove posso andare. General Area, Main Hall, Casern. Casern Hall, Interface in Nitrogen Node. Ma il punto è che l'esplorazione potrebbe anche essere carina, però giustamente poi diventa difficilissima la missione perché tu ovviamente esplori, ma non è che i nemici non ci siano finché non vai, che per carità è lecitissimo così ed è giustissimo che ci siano i nemici. Però porca merda, se io voglio esplorare, vedere tipo boh, il nodo qui, l'interfaccia qua, il nodo di nitrogeno da una parte laggiù. E poi le cure diventano assurde, a meno che non ci sia modo di ripristinarle. Però boh, non credo. Sarebbe buono, se avessi modo di ripristinare le cure, perché comunque ti permetterebbe magari di cercare di esplorare un pochettino di più. Che non dico che devi rendere il gioco più facile, però diciamo che se c'è questa grande esplorazione di queste grandi mappe, ma poi bene o male, spero di non dover andare dritto poi. Però è un'impressione, poi vediamo. Dicevo, posso iniziarla? Io posso schierarmi e poi dire niente, fammi andare al menu principale perché devo uscire. Vediamo. Vabbè, prima tanto mi devo. Ah no, sono libero, sono lo Psygate. Un Auspex, un bolter, granate, un bolter. Sono cretino, ma sì, posso sparare qua. Sono scemo, lo so, però volevo provare. Perché abbiamo dei fucili laser esattamente? Cosa ci servono dei fucili laser, per di grazia? Va bene. Repent. Ah, pentiti perché domani cos'è, morirai? Infatti. Pentiti perché domani morirai. Vabbè. Non so, serviranno a voi tecnopreti? Non so, non credo, avete cose ben migliori. Questo? E questo? E questo? Questo assolutamente nulla. Sarà magari per altra gente che poi dopo ci assiste. Beh, io vado qua. Però io non posso avere ancora la spada. Eh no. Però io voglio provarlo. Vabbè, attento comunque il Power Fist. Proviamo anche il Power Fist. Io voglio provare un po' queste armi. Allora, ho detto, adesso vabbè, stacchiamo, proviamo poi, però almeno provare. Ok, no, vabbè, quando c'è il Plasma Cannon poi lo cambiamo. Dai, due col cannone d'assalto mi pare figo. Conferma. Va bene. Però io andrei al menu. Main menu, current game. Sì, spero salvi. Resume, load, options, skills, reliquary. Ma c'è un reliquiario? Ah, vedo. Beh, vedo. Ah, tu pian piano le vedi, quindi. Va bene, bestiario invece? Ecco, il bestiario già è una cosa carina, per carità. Sono terribili, però va bene. Hybrid di terza. Bioblast Strange Stealer. Enemy presence on current battlefield. Però appunto, sì, vabbè, in generale non credo che siano tipo solo quelli che vedi adesso. Ma dai, bestiario, carino, per carità, va bene. Mostrare i modelli, non mi dispiace. Main menu, vabbè, io tornerò al main menu. Sì.
Ah, è questo incrociatore, vedo anche la testa del leone. Sarà questa la nostra nave, magari. Il bestiario ha la stessa schermata di Spore in cui provi i movimenti. Ah, non me lo ricordavo proprio. Allora, curiosità, solo perché veramente mancano pochi minuti, ma per sfruttarli. Missioni speciali, cosa diavolo è? Volevo vedere solo. Vabbè. Mi farà vedere cosa sono le missioni speciali. Volevo curiosare solo io, ma vabbè. Va bene. Boh, cioè, io ho detto sfruttiamo questi ultimi minuti, ma speravo di sfruttarli in maniera decente, non aspettando. Vabbè. Bello, bello, questo 33% mi piace. Carino, mi piace. Interessante, un contenuto maestoso. Perché si disconnette ogni tanto il. Non è collegato bene. Non ho specificato la quantità di minuti. Ma tu hai anche ragione, effettivamente. Hai anche ragione. Perché si disconnette ogni tanto? Ma scusa, non sta caricando? Sì che sta caricando. Beh, vabbè. Minchia, no, bloccato. Bom? Morto? Per carità, abbiamo finito, ma era per capire. Niente, morto, distrutto, esploso. Non le aprirò mai più, ragazzi. Scusa, gioco. Non le faremo mai. Mai. Non ci proverò mai più ad aprire questa sezione. Migliori auspici. No, minchia, va bene, va bene. Non ci provo più. Trentatré. Fanculo. Che ti devo dire? Ma i trofei mi. No, beh, non dovrei. Vabbè, no. Devo capire se spoileravano, ma non credo perché. Vabbè, non guardo neanche troppo perché magari mi dice effettivamente i tipi di nemici, quindi evito. No, no, vabbè. Non guardo ulteriormente. Niente. Ha! Boh, mi hanno capito che no, no, 33. Io, boh, stacco così io. C'è problema. Non guardo più. Ti piace il tema di The Last of Us Part 2? Niente, ragazzi. Boh, la prima missione, beh, l'ho rifatta alla fine. Non mi ricordavo un bel po' di cose. Ma. Bah, la prima impressione. Fatemi mettere comodino. Bello, bello, comodo. La prima impressione è. Boh, è un po' di. Gioco in cui, vabbè, i controlli non è che sono proprio una figata. Neanche troppo, magari, le animazioni, però. I nemici. Io spero veramente che man mano possano, magari, avere un po' di miglioramento perché vanno dritto. Vanno dritto, che poi in realtà non vuol dire neanche sia poi facile, perché ce ne arrivano talmente tanti che ti devastano. Però vanno veramente dritto. Cioè, non hanno. Seguono una linea. E loro scendono nel corridoio e vanno dritto. Forse ce n'è qualcuno che segue tipo una. Va un po' a lato, ma a lato comunque tipo. Se tutti gli altri si mettessero di lato andrebbero tutti in fila indiana. Io veramente spero che a un certo punto possa essere un po' diverso, un pochino, perché.
Così, boh, non lo so. Veramente, l'IA dei nemici che veramente ti porta a fare i nemici in corridoio. Cioè, io mi immagino, ad esempio, ragazzi, io mi immagino Dead Space. Dead Space, che questo fondamentalmente è Warhammer Dead Space, più o meno. Dead Space, se c'erano dei nemici, ma si muovevano ovunque, era una cosa terribile. Cioè, ti facevano paura anche, perché vedevi che erano, appunto, avevano movimenti che li portavano in qualunque parte della stanza, non andavano solo tipo arrivo. E quindi diciamo che per ora questa sensazione manca un po'. Però, per carità, l'aspetto estetico, le navi sono belle, sono belle, l'ambientazione è interessante, veramente riprodotte bene le navi, almeno la nave per ora, la nave attuale che abbiamo visto in questo primo livello sembra cioè, mi è stata interessante da esplorare, anche se per carità abbiamo esplorato finché abbiamo potuto. Questa poi nella seconda missione vedo che di spazio ce n'è un bel po'. Non credo che la missione ci porterà in tutti quegli spazi. Quindi spero che comunque il gioco ti dia modo di esplorare. Perché capisco che ci sia una cosa che giustamente c'è nel videogame, ovvero il prezzo di esplorare. Perché soprattutto in questi giochi in cui comunque devi comunque sopravvivere. Per quanto tu sia un Terminator, devi comunque sopravvivere. C'è ovviamente il prezzo dell'esplorazione, ovvero io esploro, certo, magari trovo quella cosa interessante, ma pago il fatto che arriveranno dei nemici, magari, che siano scriptati o meno, quello dipende dal gioco. Però poi non so, perché alla fine, non so, l'esplorazione, poi la ricompensa. Non so, per ora potrebbe essere semplicemente il guardo la mappa. Guardo la mappa o trovo i collezionabili. Ho visto che c'era scritto lì, tra l'altro, che ci sarebbero stati 5 reliquie. Quindi vediamo quante ne troveremo. Però, boh, interessante. Comunque interessante. Vediamo cosa, se effettivamente magari i miei dubbi potranno essere un po' risolti, diciamo, sperando in positivo, ovviamente. Vedremo. Non so. Ho appunto dubbi proprio per questo. E quindi niente, ragazzi, abbiamo fatto un po' di meno. Vabbè, purtroppo il PS4 ha deciso che il gioco era corrotto. Io a sto punto vedrò, magari prossima settimana, piuttosto cercherò di avviarlo veramente ancora prima, nel caso proprio in cui succede un problema veramente che addirittura devo reinstallarlo un'altra volta. Mi tengo il tempo proprio preciso da dire, anche se lo dovessi reinstallare, lo reinstallo tipo prima delle 10 e sono a posto. Devo fare le cose veramente abbastanza in anticipo, però si può fare. Se proprio succede. Spero non succeda, perché sai, dover riscaricare il gioco ogni live viene un po' una rottura di cazzo. Quindi sperando nel meglio, anche a livello proprio appunto di streaming riguardo a questa cosa dell'installazione. Ragazzi, noi ci vediamo domani. Avete visto tra l'altro tutta la nuova grafica. Ieri c'era stata una nuova transizione, ma ho deciso di cambiarla con la grafica tutta nuova. Domani facciamo chiacchiere, poi vediamo magari di cosa effettivamente chiacchierare. Come vi ho detto, poi vi aggiornerò per eventuali orari serali, perché se ne sta discutendo. Adesso vediamo, perché magari potrebbero anche cambiare i giorni. Non so se magari il venerdì vediamo se potrebbe continuare, perché potrebbero magari spostarsi lunedì, giovedì o martedì, venerdì. Cioè, vediamo, io vi aggiorno. Tanto finché non cambia, gli orari sono sempre questi. Man mano che poi le discussioni saranno terminate, si setteranno degli orari serali fissi, con cui avremo sicuramente un po' più di compagnia. Detto questo,
Io vi auguro buon pranzo, buon proseguimento di giornata e ci vediamo domani mattina per le chiacchiere. Ciao ciao!